sulla chitarra. Oh, ecco a voi la ragazza obesa di Mondragone che vi avevo promesso. Voi non sapete che cos'è questa mozzarella. A me mi pare sbardella. Non è che pare, è sbardella. Il traditore. Voglio sapere dove va. Senza Andreotti. Senza Andreotti non si va da nessuna parte. Perché la nostra non è una corrente, è un impero teocratico dove comanda uno solo, Andreotti. Mangiati sbardella, Franco, così ti calmi. Senta, Andreotti, lo scopo di questa cena è chiaro. Noi della corrente pensiamo lei debba essere eletto Presidente della Repubblica. Vorremmo svolgere tutte le attività possibili perché questo avvenga. Che cosa ne pensa? So di essere di media statura, ma non vedo giganti intorno a me. Lo conosco troppo bene, Giulia mia. Appena detto sì. Andiamo. Evviva! Cinci! La cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane. Grazie. Io ti regalo questo orologio non per commemorare il momento, ma per il futuro. Le lancette dell'orologio segnano sempre il futuro. E tu sei futuribile. L'ho preso da Hausmann, il gioielliere. Conta la marca, non il gioielliere. Ma giù quanto mi fai penare a volerti bene. Non ti ho mai chiesto di volermi bene? Lo so, ma io te ne voglio lo stesso. E tu in tutti questi anni mai un momento d'affetto, mai? Ti ho sempre difeso politicamente, anche quando hai avuto delle uscite incongrue. Sì, ma non c'è solo la politica nella vita, giù. Io non sono intelligente come te, certo. Avrò commesso delle cose incongrue, però ti ho sempre coperto quella parte bassa che viene subito dopo il cocice. Sempre. Sempre. Non te lo dimenticare, Giù. Hai avuto un'altra uscita incongrua, Franco. Perché c'è solo la politica. Parla con Fiorenzo. Mi dispiacerebbe molto se il TEDx uscisse dal prontuario dei farmaci.